Collegio unico regionale, premio di maggioranza a turno unico, soglia di sbarramento, tempi dell'iter di riforma della legge e firme necessarie per partecipare alle elezioni di maggio. Sono questi i punti principali intorno a cui si sono focalizzati gli interventi dei soggetti che hanno partecipato all'audizione convocata dalla Commissione Statuto dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Secondo quanto esposto dai relatori, che hanno espresso serie riserve sulla proposta di legge elettorale predisposta dal Partito Democratico e scelta come testo base dalla Commissione, sarebbero varie le criticità da sanare per poter approvare una legge elettorale condivisa, rappresentativa dei territori e pienamente democratica. Andrebbe superata l'idea del collegio unico regionale, dato che riduce la capacità di rappresentanza dei territori più deboli. Si dovrebbe superare il premio di maggioranza o almeno prevedere una soglia elevata per ottenerlo, tra il 37 e il 45%. Sarebbe opportuno ripensare turno unico e possibilità di voto disgiunto. Si doveva arrivare alla riforma delle regole elettorali con maggiore anticipo e cercando di redigere la norma migliore e più democratica piuttosto che quella più utile a chi già siede in consiglio regionale. Andava infine scelto un percorso di revisione della legge elettorale più lineare e che tenesse davvero conto delle indicazioni della Consulta. Durante l'audizione è stato comunicato dal presidente Smacchi che l'ufficio di presidenza dell'Assemblea ha trasmesso al Comitato la proposta di legge elaborata dal Comitato Progetto per i Territori e approvata dal Consiglio Comunale di Gubbio.